l'evoluzione chimica della Terra primordiale ha prodotto la vita. La tesi dell'evoluzione chimica diventa sempre più debole quando consideriamo che lunghe catene di specifici amminoacidi, tutte esattamente nella giusta posizione, sono necessarie per formare le proteine della vita. Peggio ancora, gli amminoacidi non si legano naturalmente per formare le proteine, ma tendono a decomporle. Le proteine possono essere lunghe 2 o 3.000 amminoacidi, sostanze chimiche molto complesse e molto simili a un programma del computer. Ogni amminoacido deve essere nella giusta posizione. Se uno è fuori posto, allora l'intera proteina è inutilizzabile, proprio come un programma del computer. Le improbabilità nascoste nel darwinismo cominciano prima ancora dell'inizio della vita. Come si è formata la prima molecola proteica? I teorici dell'informazione e i biologi molecolari hanno lavorato parecchio su questo argomento per investigare la probabilità di poter armeggiare con le proteine per vedere se possono o meno essere smontate e rimontate. Il lavoro dei due gruppi ha scoperto che la probabilità che una proteina possa nascere per caso è così minima da essere praticamente impossibile. Il teorico dell'informazione, lo scienziato Hubert Yockey, ha calcolato, con la conferma del biologo Robert Sauer, che la probabilità che una proteina contenente 100 amminoacidi possa formarsi spontaneamente è inferiore ad una probabilità su 10 elevato alla 65esima potenza. Un evento così è talmente improbabile che potrebbe essere paragonato alla probabilità di vincere la lotteria con un biglietto trovato per strada e di continuare a trovare il biglietto fortunato ogni settimana per 1000 anni. Il problema della primissima forma di vita derivata da sostanze chimiche complesse è così immenso che nessun evoluzionista è stato mai in grado di risolverlo e rappresenta uno degli ostacoli più ardui per la teoria dell'evoluzione che io conosca. Anche se le proteine si formassero miracolosamente, ancora non saremo vicini a produrre la vita. Infatti la più semplice cellula vivente richiede migliaia di particolari proteine per svolgere le sue funzioni vitali. Numerosi scienziati hanno cercato di calcolare la probabilità che la vita sia iniziata per caso. Sir Frederick Hoyle, matematico britannico, con l'ausilio di un supercomputer e l'assistenza di laureati, ha studiato l'eventualità dell'origine delle proteine di un'ameba, 2000 in tutto. Egli giunse alla conclusione che la probabilità che le proteine di un'ameba possano avere origine per caso è di 1 su 10 elevato alla 40.000esima potenza. La probabilità di 1 su 10 alla 40.000esima potenza è assurdamente piccola. Per illustrare ciò, si consideri che la probabilità di afferrare uno specifico atomo dall'intero universo è di 1 su 10 alla 80.000esima potenza. Al termine di questi calcoli, Sir Frederick Hoyle ha affermato: la probabilità della formazione della vita dalla materia inanimata è di un numero seguito da 40.000 zeri. Ciò è sufficiente per seppellire il darwinismo e tutta la teoria dell'evoluzione. Non c'è stato brodo primordiale, né su questo pianeta né in un altro. E se l'inizio della vita non è avvenuto per caso, allora deve essere il prodotto di un'intelligenza già esistente. Possiamo provare matematicamente che l'evoluzione è semplicemente un bluff e che non è potuta avvenire. Richard Dawkins, ad esempio, uno degli eminenti evoluzionisti, nel suo libro L'orologiaio cieco, riconosce che il nucleo di ogni cellula vegetale, animale o umana ha una quantità di dati più grande dei 30 volumi dell'Enciclopedia Britannica.